E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, a seconda di quando guardate questo video. Siamo tornati alla nostra rubricona, ma che bella scoperta ragazzi. Siamo alla puntata numero 51, pensate, insomma abbiamo iniziato quasi per gioco, invece siamo arrivati veramente veramente in alto. Questa rubrica si occupa di riscoprire vecchi titoli, insomma, che sono stati fatti dei nuovi, dei remake oppure dei titoli nuovi, ma comunque sempre in stile pixelloso, in stile 80-90 eccetera eccetera. Ragazzi, oggi guardate già qua dalla Craft Mode, andiamo a vedere un remake di un grandissimo classico, appunto, che risponde al nome di Saint Slayna. Ragazzi, è uno sparatutto, un platform sparatutto, che è stato originariamente sviluppato e pubblicato dalla Technos Japan nel novembre del 1986 per il mercato arcade, pensate, insomma 34 anni fa. E il gioco poi è uscito negli Stati Uniti, edito dalla Memetron come Solar Warrior oppure Soldier of Light in Gran Bretagna, quindi nel Regno Unito, e quest'ultimo è stato invece pubblicato dalla Taito. La storia è nata di una razza aliena cattivissima che proviene da una galassia noi sconosciuta, che sono i Dristarg. E questa razza aliena, insomma, che fa? Vuole impadronirsi di tutti i pianeti del sistema solare, quindi sono riusciti a conquistare per ora 4 pianeti e un satellite di un quinto, e su ognuno di essi hanno costruito quindi una fortezza militare che serve appunto per difendersi dagli attacchi nemici. Noi nel gioco impersoneremo Xayn, che è questo cyborg, questo soldato dotato di questa corazza, che dovrà visitare tutti quanti i pianeti occupati dai Dristarg e quindi dovrà annientare tutte le forze nemiche, uccidere il boss, insomma, eccetera eccetera. E all'inizio del gioco si può scegliere anche il livello da cui iniziare, e ognuno è rappresentato chiaramente da un pianeta. I pianeti sono, insomma, diversi nomi: Clemalt, Soa, Lagt, Soa, eccetera eccetera, e ognuno ha un suo clima, una sua vegetazione e una tipologia appunto di territorio diverso ognuno dall'altro. Una curiosità è data quindi dal fatto che nelle versioni americane e inglesi del gioco praticamente i pianeti invece sono sostituiti con quelli reali del sistema solare, quindi Venere, Giove, Marte, Nettuno e un satellite di Saturno, se non sbaglio. E alla fine di ogni pianeta quindi si dovrà anche affrontare il relativo boss, e una volta che sarà stato sconfitto il boss, quindi ci sarà una breve sezione sparatutto verticale, appunto sparatutto orizzontale, scusate, a bordo della propria astronave. Quindi si potrà una volta passato anche questo livello, si potrà passare quindi al pianeta successivo. Poi, una volta che saranno stati liberati tutti quanti i pianeti, si sbloccherà il pianeta finale, che è la fortezza mobile quindi dell'impero, e una volta sconfitta anche questa fortezza mobile, praticamente il nostro compito sarà definitivamente concluso. E poi niente, già avremo a disposizione insomma la nostra pistola laser, poi potremo raccogliere tanti power up, potenziamenti, eccetera eccetera. Insomma, ragazzi, un gioco veramente 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 molto molto bello, che ricordo, insomma, con grande felicità, insomma, con grande piacere. Questo dopo il gioco è stato anche grazie, insomma, al successo che ha ottenuto in sala, è stato successivamente riportato su diversi sistemi, tra cui lo Spectrum, sull'Amstrad CPC, sul 64, sull'ST, sull'Amiga, e tutte quante le conversioni sono uscite tutte nell'88, e tutte quante le conversioni per i sistemi casalinghi si chiamano appunto Soldier of Light. Oggi però sono qui a presentarvi questa versione, insomma, questo titolo che è stato amatoriale, chiaramente, che è stato edito nel 2006, sviluppato da Ron Bones, penso che si pronuncerà così praticamente, che si gioca tranquillamente su Windows senza bisogno di alcun emulatore. Ragazzi, si può scaricare, il link lo trovate sempre in fondo, mi raccomando, andate a scaricarlo immediatamente, perché veramente merita, per tutti gli amanti, insomma, di questo grande Saint Slayna, merita veramente. Io vi supplico di andare a scaricarlo subito. Si può giocare col pad, eccolo qua, noi adesso lo giocheremo tranquillamente, vedremo. Ci abbiamo anche, vedete, opzioni, controlli, possiamo cambiare, e qua inizia il gioco vero e proprio. Vai, forza e coraggio.
Xaini responsabili. Qua abbiamo i vari Climalt, Lacto, Gunlow, Gavlod, Coral e Kleidos. Noi andremo a fare adesso il primo Climalt Soa. Vediamo un po'. Parapapapapa. Vai. Eccolo qua il nostro. Abbiamo un tasto per sparare, uno per saltare. E poi abbiamo anche premendo due volte il tasto abbiamo il doppio salto. Guardate ragazzi quanto è fatto bene, quanto è stato fatto praticamente quasi identico all'arcade, ragazzi, ve lo posso assicurare, perché l'arcade lo conosco molto 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 bene, quindi vi posso dire senza rischio di essere smentito, insomma, che è fatto veramente veramente bene. Questi con le spade sono molto infami. Questo già sparai, vedi, già sparai sulla testa, perché se non gli spari sulla testa non si riesce ad uccidere. Vediamo. Mori un po'. Oh, questo adesso volevo farvi arrivare il più lontano possibile, se non mi ammazza prima. Questi ragazzi, se ti chiappa con la spada, con una spadata te massacra, quindi bisogna stare molto attenti. Sta specie di blob, che infame, mi ha sbattuto di sotto, ragazzi, mi ha massacrato immediatamente. Insomma, sono stato buttato giù. Guarda questo. Ah, non è questo che ti ammazza con una spada. Allora il boss è che ti ammazza con una spadata soltanto, ragazzi, ti manda direttamente al creatore. Qua questa dovrebbe essere la P, che vedi, eccoli qua i power up che dicevamo, con lo sparo che ce l'ha aumentato. Però insomma, ragazzi, chi segue assiduamente i miei canali social eccetera eccetera, pagine varie, insomma, saprà che questo è veramente veramente un grande capolavoro dei nostri anni migliori, assolutamente, ve lo posso assicurare. Conoscerà insomma molto bene questo titolo, che fa sicuramente della difficoltà, fa uno dei suoi punti di forza, perché non è assolutamente un gioco facile. Poi adesso all'inizio tanto via, ancora se riesce, poi andando avanti insomma diventa, eccolo qua il boss, diventa davvero davvero, questo se te tocca morto immediatamente, te dà una spadata. E che qua infatti sta cercando di ammazzarmi, infatti immediatamente sono stato buttato. Mori, vai. Questi che spara, ragazzi, comunque un colpetto, vedi, piano piano te lo dà, quindi già sta molto molto attento. Eccolo qua. Poi una cosa, ecco, che non ho detto. Oh, ma brutto, infame, zozzo. Oh, ecco, adesso praticamente una volta ucciso il bossometro, ci abbiamo, vedi, 60 secondi, 10 secondi per poter salire sull'astronave che ci porterà via, come vi ho detto poc'anzi, appunto, che ci porterà a fare questo livello di sparatutto a scorrimento laterale in questo caso. E poi potremo vedere, appunto, assistere all'esplosione. Infatti, But Your Mission non è ancora terminata. E poi potremo... Game over. Niente da fare, sono stato... Volevo farvi vedere un attimo del livello, quella sparatutto orizzontale, ma non ci sono riuscito, perché appena sono partito praticamente mi hanno massacrato immediatamente. Adesso magari vi faccio vedere un altro secondo di un altro livello, gli farò scrivere il nome, chissà quante cazzo delle trilo, tutti già i numeri così. Ecco, ho fatto tutto il giro, continua. Beh, te fa continuare, non sapevo, guarda lui, tanto mi... No, dai, ma cazzo, ma è più difficile, se possibile, è più difficile dell'arcade. Niente, bisogna che ci rifammo, vai. Cazzarola, ma è stato programmato proprio decattivo, proprio cattivamente, con cattiveria. Cioè, dai, è più difficile, sì, ve lo posso assicurare, perché l'arcade è... assolutamente non è un gioco facile, non nessuno lo mette in dubbio, ma questo veramente non c'è possibilità di capire da dove arrivano i nemici da tutte le parti, senza che c'hai un secondo per capire. E quando l'hai capito, ecco, sai
ha già morto. Se invece andiamo tutti in avanti, proviamo tutto avanti, tutto avanti, adesso sicuramente mi ammazzerà qualcuno da davanti, no, andava bene, sicuramente sì, niente. Livello, ragazzi, di difficoltà, vabbè, io continuo l'ultima morte e poi basta perché abbiamo fatto un cazzato. Però insomma è stata riprodotta anche la difficoltà, forse troppa, difficoltà riprodotta fino alla fine, insomma, e portata magari se possibile all'eccesso. Infatti ragazzi, chi spara tutti non c'ha nessuna intenzione di fatte prendere questo pianeta e poi ogni volta qua ricomincia, ragazzi, non c'è per finire sto livello bisognerebbe secondo me raccomandarsi a qualche santo. E niente, raga, basta, basta, non continuiamo, ragazzi, basta, perché a sto punto mi fa solo che incazzare. Allora ragazzi, Xainz Lena o Solar Warrior o Soldier of Light, insomma, come volete, gioco della Technos Japan, edito nel novembre 1986 per il mercato arcade, quindi da sala giochi. Arriva questo ROM Bounce nel 2006, che appunto che sviluppa questo remake per Windows. Non necessita, ragazzi, di nessun tipo di emulatore, basta schiacciare il link che vi ho messo sotto, ragazzi, lo andate a scaricare e lo estraete sulla cartella e potete giocarlo tranquillamente, ragazzi. Ma che bella scoperta anche oggi, ragazzi, vi devo lasciare con un gran bello applauso. Ciao.